scempio storico che esiste da 30 anni, metafora di scempio storico di non movimento e di non decisione che sussiste. È vero che il problema non è Gaetano De Feo, il problema è storico. Sono quel Pino, per ragioni naturali è cresciuto, ma ha visto sempre la stessa piazza, ha visto sempre la stessa piazza. Questa è la logica, è solo attraverso una nuova primavera, è solo attraverso una nuova logica di cambiamento e avere il coraggio di cambiare, perché chi voterà il comitato Proserino avrà sulla propria carta d'identità Tizio Caio, segni particolari, uomo libero in questo contesto in cui la libertà non c'è mai stata. Non è il problema Gaetano De Feo, il problema, cari concittadini, è la rassegnazione che prevale il nostro territorio, è la paura di non muoversi e di non parlare più, a prescindere di chi vinca, a Benedè Luca, Rocco Manzo o Gaetano De Feo. Noi vogliamo un sindaco libero e non un prigioniero politico, perché abbiamo figli e non convergenze, non alleanze. Le alleanze, se ci devono essere all'interno di un progetto unico. Se i cittadini ci introdurranno all'interno del Consiglio Comunale all'opposizione, noi saremo all'opposizione, perché noi viviamo qui e abbiamo un futuro e abbiamo investito sui nostri territori. I nostri padri lo hanno fatto e lo faremo anche noi. Noi abbiamo bisogno di un reale cambiamento e quindi, cari concittadini, guardatevi in viso prima di votare e che la nostra battaglia sia la battaglia di tutti noi per dare quella fiducia che è mancata. Progetto storico, turistico, rivalutazione dei beni archeologici. Non ci sarà nulla perché loro litigheranno senza cadere, loro litigheranno senza cadere e ci lasceranno soli. E esoneranno anche il sindaco Gaetano De Feo o il sindaco Rocco Manzo, saranno tutti isolati perché loro non hanno il coraggio di cambiare, loro non cambieranno mai. Questa è la realtà. Sogno, non abbiamo un delirio, non siamo giovani responsabili, non siamo un gruppo di protesta, siamo un gruppo organizzato, una componente vera che cerca di trasformare il territorio con logica di sudore, perché noi non rinneghiamo i sudori dei nostri genitori, noi stiamo facendo politica perché abbiamo l'obbligo morale datoci dai nostri padri che sono emigrati all'estero. Noi abbiamo l'obbligo morale di cambiare, non è un diritto il nostro, non sarà un diritto, è un obbligo che deve esserci all'interno della nostra coscienza e abbiamo bisogno dei cittadini, senza di voi siamo nulla, da soli non siamo niente e nessuno, quindi cosa costerà una fiducia all'interno di una costruzione in Consiglio Comunale? Che è un palazzo vuoto, ormai vuoto, dove ognuno è prigioniero di se stesso. Ha ragione l'ingegnere De Filippis che il problema non è Gaetano De Feo, ma lo sa anche quel Pino, lo sanno tutti, ma dobbiamo guardarci in faccia. Se vinceremo noi, governeremo, se non avremo le condizioni, ce ne andremo, ma noi governeremo. Se vincerà Rocco Manzo lo invito a fare la stessa cosa e se vinceranno loro dovranno lavorare e non litigare, perché noi saremo lì vigili, saremo il loro peggior incubo democratico.